Gli enti preoccupati nell'acquisto del pesce e vendite in drastico calo sono le conseguenze provocate dalle preoccupazioni sulla salubrità del mare a seguito degli ultimi eventi meteorologici che hanno fatto dubitare sulla qualità dei prodotti ittici. Un allarmismo infondato che si è diffuso anche tramite i social in tutta la costa adriatica. Dai controlli effettuati, infatti, non emergono criticità, come confermato dal coordinatore del gruppo pesca di Fano, Tonino Giardini. L'allarmismo è assolutamente infondato, quello che si è diffuso tra la gente sui social non ha ragione d'essere. La produzione continua in maniera costante, avviene come tutti gli altri anni, le analisi e i controlli che fa il servizio veterinario dell'ASOR sulle nostre produzioni avviene a campione, avviene quotidianamente. I magazzini e i centri di spedizione sia per i molluschi che per il pesce fanno controlli preventivi sul prodotto prima di essere immesso sul mercato, quindi si può stare tranquilli. Quello che ha verificato l'ASUR è un apporto di sostanze biologiche, di alimenti nell'acqua che poi vengono assorbiti dai filtratori, ma che non hanno nulla a che vedere con l'inquinamento. L'inquinamento è di origine quello che ha una rilevanza sull'uomo è di origine chimica, oppure possono essere le salmonelle, ma non è stata rilevata salmonella, non è stato rilevato nulla. Quindi si può stare tranquilli? Si può stare tranquilli, potete tornare a consumare pesce, anzi io l'ho sempre consumato. Cecchini, in quest'ultimo periodo ci sono state delle ripercussioni negative sul settore della ristorazione e sul turismo? All'inizio sì, all'inizio dell'alluvione, quando la gente, questa fobia si era mossa, queste macchie marroni sul mare, la gente ha pensato che era il pesce inquinato, il mare inquinato. Noi siamo sempre in stretto contatto con l'ARPAN e ci hanno dato degli ottimi risultati. In questo momento le acque nostre sono non balneabili, di più, acque trasparenti, e naturalmente la gente non deve sempre stare a sentire i social, perché rovina un'economia importante, e in questo momento noi ci teniamo naturalmente alla sicurezza dei nostri turisti, però per noi è importante sapere i risultati dell'ARPA, anche quelli sono i più importanti, ma non quelli che danno i social, come le previsioni del tempo, che tante volte sono sballate e a noi ci recano tantissimi danni, perché chi vuol fare un weekend e sa che in questa zona piove o c'è cattivo tempo, non si muove. Ma quindi avete registrato anche un calo di prenotazioni inizialmente? Inizialmente sì, è vero, perché anche la vicina Romagna ci avevano comunicato un 25% di disdette, ma stanno riprendendo alla grande, la gente ha voglia di vacanze, diciamo la verità, aiutiamo il turismo perché dobbiamo ripartire, questa è l'unica macchina che può far ripartire non l'Italia ma anche i nostri amici romagnoli che hanno avuto grandissimi danni.